Gli abitanti dei quartieri di Sant'Antonino e di San Zeno della Chiesa Votiva sono molti di più degli abitanti di Quinto. E dunque Treviso non ci sta a vedersi passare letteralmente sulla testa il 21% dei voli in decollo dall'aeroporto Canova, come stabilito nel piano di Save Air 3 che ha avuto qualche giorno fa l'ok della Commissione di Valutazione dell'Impatto Ambientale del Ministero. Il capogruppo del PD Pelloni parte all'attacco del sindaco Conte. Scopriamo oggi che partirà una trattativa con Save che forse doveva partire un anno fa quando lui ha vinto le elezioni. Prima c'era una trattativa e questa trattativa aveva impedito sino a ieri che i voli partissero, le rotte partissero anche sui quartieri sud di Treviso, salvo brutto tempo, emergenze varie. Invece da qui, da oggi ai prossimi anni, i voli partiranno sui quartieri sud di Treviso, il 20% in più di tutti i voli, e quindi questo ci preoccupa molto. Le minoranze faranno ora richiesta di accesso a tutti gli atti compiuti da giugno in poi dal sindaco in materia d'aeroporto. Il nostro sospetto è che oltre ai tanti annunci non si sia fatto niente. L'accusa anche in questo caso è di immobilismo della giunta, tema del volantino che il PD ha diffuso nelle ultime ore. Noi abbiamo fatto un volantino in cui diciamo chiaramente che il sindaco Conte ha fatto molti annunci, però sta vivendo di rendita di quello che ha fatto la giunta precedente e non ha fatto niente, nessuna delibera, saltano i consigli comunali perché non ci sono delibere all'ordine del giorno, non si fanno le commissioni perché non ci sono temi. Insomma, noi vogliamo i fatti, questi oggi non li vediamo.